Fabbrica di Turismo nella città d'arte, il caso di Firenze. E siamo contenti perché, oltre al fatto perché e ringraziamo di aver accettato subito l'invito a Rossana Cilo dell'Università Ca' Foscari di Venezia e a Maurizio dell'OPG di Napoli, perché anche queste iniziative ci stanno permettendo parte di mettere a fuoco, che era l'obiettivo ovviamente del nostro ciclo di incontri, mettere a fuoco quello che è il tema dell'industria del turismo, di come impatta sulle classi popolari, su Firenze, su chi vive il centro, ma non solo, e su come si trasforma la città con sempre di più l'estrazione di profitto e il consumo del suolo e delle sue potenzialità. E quindi questo ciclo ci permette anche di conoscere, di incontrare, di approfondire dei temi, e abbiamo per questo invitato Rossana, che non conosciamo, ed è anche un modo, diciamo, per raccogliere, stringere legami, rafforzare legami, raccogliere competenze e socializzare delle informazioni. È un metodo anche che ci contraddistingue, che è quello che appunto di entrare nel tema, approfondirlo e collegarlo alle lotte reali che ci sono sul territorio. Infatti le prime iniziative degli incontri che abbiamo avuto sul tema dell'industria del turismo sono state fatte tutte partendo da delle esperienze reali e dalle competenze che ci sono sul tema. Siamo partiti con la questione di come l'industria del turismo ha trasformato la città, il centro, il rapporto con la periferia, di come siano stati sottratti gli spazi di socialità, i luoghi e come siano soffocati i bisogni dei cittadini e delle classi popolari in particolare. E anzi invito, per chi non l'avesse ancora fatto, a firmare l'appello su Via dei Pepi, che è un caso appunto che noi stiamo seguendo dal punto di vista proprio dell'avvertenza. È degli appartamenti in una via del centro storico di Firenze che il comune sta svendendo come tantissimi edifici e strutture. Quindi è un ennesimo caso in cui si mette a servizio delle logiche di estrazione di profitto, di rendita, dei luoghi che sono storicamente destinati alla residenza popolare. Quindi c'è un appello sul sito di Per un'altra città, dove si può condividere, girare e firmare. Oggi affrontiamo il tema dell'industria del turismo sotto l'aspetto di chi ci guadagna, anche per uscire un po' da quella che è la percezione e l'impostazione che spesso sentiamo dire. Da un lato c'è chi ha considerato il centro storico, non so a Venezia, ma molti fiorentini lo danno per perso, tra virgolette, nel senso che lo si considera come ormai da abbandonare e abbandonato a queste logiche che lo rendono sempre più invivibile per chi poi lo vive, lo attraversa o ci lavora. O dall'altro lato chi invece dice che il turismo genera ricchezza, e quindi il fatto in sé che genera ricchezza dovrebbe essere un elemento per cui dovremmo accettare una trasformazione della città, dovremmo accettare questo tipo di dinamiche. Noi invece vogliamo approfondire, e vi abbiamo invitato proprio per questo, approfondire le condizioni di chi il centro lo abitava o lo abita e chi subisce anche queste trasformazioni, che dal punto di vista abitativo si traducono in un aumento anche dei prezzi, degli affitti o appunto nella vendita delle case popolari, nel buttare fuori dal centro storico le persone normali. E dal punto di vista del lavoro, se c'è un'industria del turismo che è fatta di tante tipologie di attività economiche, chi ci lavora e quali sono le condizioni, chi invece ci guadagna. E quindi con Rossana appunto approfondiamo la dimensione economica del turismo, quindi quanto pesa rispetto alla produzione di ricchezza, quanti sono i lavoratori impegnati nel settore, quanti dipendenti, perché nella ricerca tramite cui abbiamo intercettato Rossana, che appunto processi di precarizzazione nel settore turistico, c'è un'analisi anche oggettiva dell'industria
turistica e soggettiva dal punto di vista dei lavoratori, quali sono le loro condizioni, quali le forme contrattuali, quali anche i riflessi rispetto alla crisi e alle trasformazioni in senso peggiorativo delle condizioni di lavoro. E poi con Maurizio faremo un po' il punto su come Napoli, che è una città che è stata interessata al turismo in particolare negli ultimi anni con un vero e proprio boom anche per delle dinamiche internazionali o anche per appunto per un'esplosione di turismo nelle città italiane, in particolare nelle amministrazioni, anche per una certa politica che è stata fatta in questa direzione, quali sono le condizioni di quelli che sono gli invisibili, cioè di quelli che per lo più lavorano in condizioni di sfruttamento, a nero, e i compagni dell'ex OPG hanno fatto una vera e propria campagna sul tema del lavoro nero, sul tema del che hanno chiamato Non esisto ma ci sono, e per far uscire, per far emergere davvero dal sottosuolo, perché in questo caso ci racconterà di una battaglia che si è tenuta a Napoli Sotterranea, che è appunto una località attraversata da centinaia, migliaia annualmente di turisti e gestita, come poi vedrà Maurizio, nella più totale illegalità, sia dal punto di vista della concessione con cui è stata affidata Napoli Sotterranea a questa Onlus che la gestisce, sia poi nelle condizioni di lavoro. E da qui teniamo insieme, quindi partendo da un bisogno che è quello di far uscire la questione delle condizioni di lavoro, a quali sono le possibili risposte organizzative da parte dei lavoratori e di chi ne intercetta. Io quindi passo la parola a Rossana. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Inizio subito. Vai. Beh, il turismo è uno dei settori chiave dell'economia italiana e la sua importanza è cresciuta nel corso degli anni anche e soprattutto a causa del processo di deindustrializzazione che sta vivendo l'Italia e a causa di una serie di scelte sia a livello nazionale che a livello locale che hanno portato a investire sempre di più in questo settore. Nel 2015 il contributo diretto dato dal turismo al prodotto interno lordo è stato di circa 70 miliardi di euro, circa il 4,2% del PIL italiano. Tuttavia, se consideriamo l'economia turistica allargata, ha dato un contributo di circa 170 miliardi di euro, cioè circa il 10,2% del PIL. E allo stesso modo, in termini di occupazione, se consideriamo solamente gli occupati diretti, occupa circa 1.140.000 lavoratori, quindi circa il 5% del totale della forza lavoro. Se però andiamo a considerare tutto l'indotto, tutta la rete di fornitori, di fornitori e così via, abbiamo in ballo circa 2.600.000 posti di lavoro, l'11,6% del totale dei posti di lavoro, quindi è un settore importantissimo per l'Italia. Lo scoppio della crisi, quindi circa 10 anni fa, ha portato a una battuta d'arresto della crescita di questo settore. Nel 2009 vi è stata una fortissima crisi per quanto riguarda il turismo in Italia, dopodiché nel 2010 il settore ha ripreso a crescere senza mai raggiungere però i livelli di valore aggiunto e di occupazione che aveva toccato nel 2007. E questo perché sostanzialmente nel corso del tempo vi è stato un mutamento qualitativo dei flussi turistici. Sono aumentate le presenze, sono aumentati gli arrivi e al contempo sono diminuiti la permanenza media e la spesa media pro capite, indice da un lato dell'affermarsi di un turismo low cost, anche proveniente dall'estero, e dall'altro, soprattutto per quanto riguarda il turismo interno,
appunto in conseguenza al calo dei salari che si sta registrando in Italia. La crisi ha influito fortemente anche sul lavoro. Ha influito sul lavoro innanzitutto se guardiamo alla composizione della forza lavoro. Nel corso dell'ultimo decennio è aumentato progressivamente la percentuale del lavoro dipendente. Segno questo che una serie di strutture a conduzione familiare sono state falcidiate dalla crisi e si sta contemporaneamente affermando una concentrazione del capitale anche che sta portando a una trasformazione del mercato del lavoro. E, per quanto riguarda poi la composizione della forza lavoro, al pari anche di quello che sta avvenendo a livello internazionale, emerge come in Italia sia sempre più segnata da stratificazioni di genere, da stratificazioni generazionali e da stratificazioni razziali, nel senso che alle donne, ai lavoratori più giovani e ai lavoratori immigrati vengono solitamente riservati posti di lavoro dipendenti e all'interno del lavoro dipendente vanno di solito a ricoprire i posti di lavoro con condizioni più pesanti, con contratti più precari, che hanno meno prospettive di miglioramento sia in termini di reddito sia in termini di condizioni di lavoro. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il settore turistico è sempre stato un settore fortemente improntato alla flessibilità. E questo perché è necessario fare fronte a carichi di lavoro che sono variabili sia stagionalmente sia nell'arco della stessa giornata lavorativa. Questa flessibilità però, questa richiesta di flessibilità è esplosa con la crisi. È esplosa con la crisi perché il capitale italiano che investe nel turismo ha deciso di fare fronte alla concorrenza delle mete turistiche low cost del bacino mediterraneo, abbassando ulteriormente il costo dell'offerta turistica e quindi tagliando sui costi del lavoro che costituiscono una parte importantissima quando guardiamo al fatturato di questo settore. E questo ha fatto sì che le condizioni di lavoro siano ulteriormente peggiorate. Erano già in peggioramento dall'inizio degli anni 2000, con la crisi vi è stato proprio un salto qualitativo. Nel turismo abbiamo infatti un tasso di turnover che è superiore alla media nazionale e abbiamo il record di diffusione assieme al commercio per quanto riguarda i contratti atipici. In particolare la diffusione di contratti a tempo determinato ha conosciuto una fortissima crescita. Dal 2000 al 2015 è più che raddoppiata ed è passata dal 15,8% al 32,6%, attestandosi al di sopra della media europea che è circa del 24%. Non solo, ma con la crisi questa tipologia di contratto, che di solito tradizionalmente è sempre stata riservata alle donne, ha iniziato a diventare sempre più frequente tra la forza lavoro maschile, ossia tra quella fascia di forza lavoro che solitamente ha potuto avere condizioni contrattuali più stabili. Anche per quanto riguarda l'evoluzione degli orari di lavoro possiamo vedere come un settore che di per sé è fortemente caratterizzato da una destrutturazione dei tempi di lavoro si stia diffondendo un'organizzazione del lavoro ancora più flessibile, resa necessaria per far
a far fronte alle esigenze immediate dei flussi di clientela e contemporaneamente intensificare lo sfruttamento del lavoro al massimo. Un esempio in questo senso è il maggiore ricorso al lavoro con orario part-time. La sua diffusione sta aumentando in tutti i settori, sia a livello nazionale che a livello europeo. Tuttavia, nell'ambito del turismo, sta crescendo con un ritmo particolarmente sostenuto, e questo sia perché è possibile ottimizzare i tempi di lavoro da parte delle aziende, nel senso che si viene impiegati solamente per le ore in cui c'è la massima esigenza di forza lavoro, sia perché i contratti di lavoro part-time permettono di mascherare delle forme di lavoro parzialmente irregolari, sia contrattualizzati a tempo parziale, ma in realtà si lavorano 8 ore, 10 ore e così via. E in questo modo si ottiene anche un abbassamento dei costi di lavoro, perché ovviamente le ore pagate al nero non vengono, sulle ore pagate al nero non vengono pagati i contributi, non vengono pagate le tasse e così via. Inoltre, come per i contratti a tempo determinato, anche per quanto riguarda il part-time si sta assistendo a una, tra virgolette, maschilizzazione dei contratti part-time. Se un tempo il contratto part-time era una prerogativa essenzialmente femminile, e comunque continua ad esserlo perché una lavoratrice su due in questo settore è part-time, mentre per quanto riguarda i lavoratori solamente uno su cinque. Dicevo, se un tempo il contratto part-time era sinonimo di lavoratrice, con la crisi sempre più forza lavoro maschile viene impiegata con contratti a tempo parziale. E diciamo, questo per quanto riguarda il lavoro contrattualizzato, perché bisognerebbe anche considerare che in questo settore vi è una altissima incidenza di lavoro nero e grigio, ossia di lavoro totalmente senza diritti, di lavoro che essendo senza diritti contribuisce al peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro. Penso che su questo tornerà dopo Maurizio, ma comunque secondo gli ultimi dati Istat nel 2015 circa il 17% delle posizioni lavorative era totalmente irregolare, quindi quasi un lavoratore su cinque. Se consideriamo quindi queste tendenze per quanto riguarda il lavoro contrattualizzato, possiamo dire che in questo settore è in atto un processo di precarizzazione che con la crisi ha accelerato, che sta portando a un complessivo livellamento verso il basso delle condizioni di lavoro, sta colpendo anche quelle fasce di lavoro che un tempo erano più stabili e sta contribuendo a ingrossare le fila dei working poor, dei lavoratori che pur lavorando, magari anche a orario pieno, non hanno un salario sufficiente ad arrivare a fine mese. Questo per quanto riguarda diciamo, l'Italia a livello nazionale. Ovviamente poi ci sono delle tendenze specifiche. Nel caso del Veneto, ad esempio, è in atto un tendenziale peggioramento delle condizioni di lavoro che ricalca le trasformazioni che si sono registrate a livello nazionale e contemporaneamente che ha portato al consolidamento di alcune nuove forme contrattuali come il lavoro intermittente oppure il lavoro occasionale accessorio, che in realtà non è un contratto, ma comunque delle forme di lavoro fra virgolette contrattualizzato che hanno consentito di rendere ancora più flessibile l'organizzazione del lavoro e soprattutto di ridefinire in peggio il rapporto di subordinazione tra lavoratore e azienda. Per quanto riguarda il ricorso al lavoro intermittente, in Veneto c'è stato un vero e proprio boom
che è cessato solamente nel 2013, dopo che la riforma Fornero ha imposto l'obbligo di comunicazione obbligatoria. Nel momento in cui è stato imposto questo obbligo, i contratti di lavoro intermittente sono colati a picco e parallelamente sono aumentate le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, circa il 30% dei licenziati da contratto a lavoro intermittente sono passati a nuove forme contrattuali, indice appunto questo che grazie al lavoro a chiamata si stavano sostituendo delle posizioni di lavoro più o meno stabili. E poi, per quanto riguarda il lavoro occasionale accessorio, quindi i voucher, il Veneto, finché sono stati in voga i vecchi voucher, è sempre stata la seconda regione a livello nazionale per uso di voucher. Il numero di voucher riscossi in Veneto è aumentato in maniera esponenziale, è passato da circa 190.000 nel 2008 a 3.200.000 nel 2012 a circa 12 milioni nel 2015. E questo boom dei voucher è stato strettamente legato all'utilizzo che se ne è fatto nel settore turistico. Nel 2015 circa un terzo dei 214.000 lavoratori impiegati con i voucher in Veneto era impiegato in attività o ristorative o di servizi turistici. Come ho anticipato, in un primo tempo il lavoro a chiamata e in un secondo tempo i voucher hanno dato un contributo fondamentale a ridefinire in senso iperflessibile i rapporti e le condizioni di lavoro e a ridefinire il rapporto tra lavoratore e impresa. E questo perché in primo luogo sia il lavoro a chiamata che i voucher hanno consentito di gestire la forza lavoro letteralmente just in time. E di scardinare i rapporti di lavoro basati su orari di lavoro predefiniti formalmente. I lavoratori sono stati messi al lavoro sulla base delle esigenze immediate dell'impresa, spesso e volentieri chiamati da qui a un'ora per recarsi sul posto di lavoro, oppure mandati a casa perché non c'era abbastanza clientela, e questo ha fortemente influenzato non solo la gestione dei tempi di lavoro ma anche la propria vita sociale, la propria vita al di fuori del posto di lavoro. In secondo luogo, sia il lavoro a chiamata e soprattutto i voucher hanno permesso di ampliare ulteriormente l'area del lavoro grigio, anziché favorire l'emersione del lavoro irregolare come è stato propagandato dai vari governi che hanno liberalizzato sia il lavoro a chiamata che i voucher. E questo perché nella maggior parte dei casi chi è stato assunto a chiamata o è stato pagato a voucher di fatto era lavoratore a chiamata o lavoratore pagato con voucher solo nominalmente, mentre nella realtà veniva spesso impiegato a tempo pieno, in maniera continuativa, però senza avere alcun diritto per quanto riguarda ferie, per quanto riguarda maternità, per quanto riguarda malattia, indennità di disoccupazione e così via. Questo in particolare per quanto riguarda i voucher. Infine, soprattutto grazie alla diffusione dei voucher, è stato possibile svincolare la prestazione lavorativa dalla preesistenza di un contratto scritto e dall'adesione formale ai contratti collettivi sottoscritti a livello nazionale oppure a livello aziendale. E questo di fatto è andato ad istituzionalizzare un rapporto di lavoro individualizzato che ha ridefinito
in peggio le condizioni di impiego della forza lavoro, riducendo il rapporto di lavoro al mondo salario da un lato e dall'altro andando a minare la possibilità di portare avanti rivendicazioni collettive. Ed è appunto in questo laboratorio dell'ultraprecarietà che sempre negli anni della crisi si è andata a situare la crescente diffusione del ricorso agli stage. E parlo degli stage perché all'interno appunto delle condizioni di lavoro, perché credo che occorra considerare gli stage come lavoro e gli stagisti come lavoratori, al di là diciamo, del tipo di lavoro che fanno, possono essere impiegati a fare i baristi, piuttosto che a fare fotocopie, piuttosto che a fare mega progetti in studi di architettura, ma sempre di lavoro si tratta. E per quanto riguarda il settore turistico e la ristorazione, a livello nazionale è il settore, è il comparto in cui vengono attivati il maggior numero di stage, sia curricolari, quindi obbligatori, perché inseriti in un percorso di studi, sia extracurricolari, ossia stage fatti al di fuori di un percorso di studi, attivati di solito dai centri per l'impiego, spesso con finalità di inserimento nel lavoro. E nel 2014 Union Camere ha rilevato in questo settore oltre 50.000 stagisti, pari a circa il 15,9% dei 320.000 stagisti che sono stati ospitati nelle imprese private. Per quanto riguarda il ricorso agli stage nel turismo, si è avuta nel corso degli anni una crescita costante, sia in termini assoluti che in termini relativi, e questo per una serie di ragioni. La prima ragione di questa crescita è dovuta al fatto che le imprese del turismo collaborano ormai da decenni con gli istituti professionali per garantire un percorso di formazione sul campo agli studenti che poi andranno a lavorare in futuro nell'ambito della ristorazione piuttosto che nell'ambito del turismo. Anche se, va sottolineato, non è sempre stato lo stage la modalità di apprendere sul lavoro, perché per lungo tempo gli studenti degli istituti professionali hanno associato al tirocino obbligatorio svolto nel corso dell'anno scolastico esperienze di lavoro contrattualizzate, per esempio con contratti di apprendistato piuttosto che con contratti di tipo stagionale, in entrambi i casi contratti che garantiscono meno diritti rispetto a un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, ma comunque si veniva riconosciuti come lavoratori e si vedevano riconosciuti una serie di diritti. Con lo stage tutto questo va a saltare. Una seconda ragione della crescente diffusione degli stage nell'ambito del turismo è correlata al fatto che a livello universitario, a partire dalla riforma Berlinguer, quindi dal 2000, una serie di facoltà hanno via via iniziato a introdurre l'obbligo di svolgere tirocini curricolari per acquisire crediti formativi e quindi poter conseguire il titolo di studi.
E, per esempio, immagino anche a Firenze, ma nel veneziano molto spesso si trovano studenti di lingue piuttosto che di economia, oppure neolaureati di lingue piuttosto che di economia, a svolgere attività di front office nelle strutture ricettive, a lavorare nelle agenzie turistiche e così via. A lavorare in quanto stagista, intanto. E diciamo, ci sono state queste spinte per quanto riguarda il sistema dell'istruzione. Tuttavia, al di là di queste due ragioni specifiche, bisogna considerare anche le dinamiche di lungo periodo che riguardano il mercato del lavoro nel settore turistico. E occorre tener conto che la crescente diffusione degli stage è fortemente legata alla richiesta di lavoro iperflessibile che è emersa nel corso di questi decenni. La relazione tra flessibilizzazione del lavoro e aumento degli stage non riguarda ovviamente solamente il turismo e non riguarda solo l'Italia. Stiamo parlando di un fenomeno che ha dimensioni mondiali. L'esplosione degli stage interessa gli Stati Uniti tanto quanto la Cina, quanto la Germania, piuttosto che il Regno Unito e così via. L'ascesa del neoliberismo, quindi stiamo parlando degli ultimi 40 anni, ha portato a una crescente precarizzazione del lavoro e a una sua crescente svalorizzazione. E se consideriamo gli stage e gli stagisti per ciò che sono materialmente, ossia lavoro e lavoratori, possiamo vedere gli stage, nella diffusione degli stage, l'ultima forma legale istituzionalizzata che sta assumendo questa crescente precarizzazione e svalorizzazione del lavoro. Si tratta di un fenomeno che sta avendo delle pesanti conseguenze sulle condizioni di vita e di lavoro dell'intera classe lavoratrice. Lo stage infatti viene utilizzato come un mezzo per tagliare i costi del lavoro e per avere accesso a forza lavoro totalmente o parzialmente gratuita, con cui fare fronte a picchi di lavoro stagionali o quotidiani. Questa tendenza a utilizzare sempre di più gli stage sta portando ad una trasformazione dell'organizzazione del lavoro all'interno delle aziende che ricorrono, almeno per quanto ho potuto rilevare nel veneziano, in realtà le cose stanno peggiorando, comunque ricorrono agli stage non tanto in una logica di sostituzione della forza lavoro contrattualizzata, quanto in una logica di affiancamento e supporto ai lavoratori dipendenti contrattualizzati, che vanno così a costituire il core della forza lavoro attorno alla quale poi ruota l'esercito degli stagisti piuttosto che l'esercito dei voucheristi o dei lavoratori a chiamata che vengono appunto impiegati per far fronte ai picchi di lavoro. Non solo, ma il crescente ricorso agli stage sta avendo un impatto devastante anche sul mercato del lavoro. Ora, gli stage, stando alle intenzioni dei vari governi di centro-sinistra e centro-destra che hanno varato le riforme nel campo dell'istruzione e del mercato del lavoro, gli stage avrebbero dovuto favorire l'inserimento lavorativo grazie a una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro che avrebbe permesso di acquisire una serie di competenze trasversali, eccetera, eccetera. Questo ci hanno raccontato. In realtà, se prendiamo in considerazione i dati relativi
alla trasformazione degli stage in contratti di lavoro, gli scopi prefissati da queste varie riforme non sono assolutamente stati raggiunti, anzi è vero il contrario. Nel 2014, ad esempio, solamente l'11,9% delle 320.000 persone che hanno svolto uno stage nell'ambito privato ha continuato a lavorare nella società che ha attivato lo stage, ha continuato a lavorare con un contratto di lavoro. E questo diciamo per tutti i settori. Nel turismo si è registrato il record negativo, nel senso che, stando ai dati di Unioncamere, stando al rapporto di Unioncamere sulla formazione e sui tirocini, le imprese del turismo che nel 2014 hanno assunto o hanno previsto di assumere i propri stagisti sono state solamente il 5,1%. In pratica, dei circa 51.000 stagisti ospitati nel turismo, in imprese turistiche, nel 2014 solamente 2.600 hanno continuato a lavorare nella stessa azienda con un contratto spesso e volentieri precario. Un'altra questione di cui bisogna tener conto quando si parla di stage è il fatto che l'utilizzo sempre più esteso di stage sta andando ad incidere in modo particolare sulle modalità di accesso al mercato del lavoro da parte delle fasce di lavoratori più giovani. In particolare, soprattutto se consideriamo gli stage extracurricolari. La riforma Fornero nel 2012 ha imposto, nel caso degli stage extracurricolari, l'obbligo di corrispondere una indennità di stage che deve essere minimo 300 euro lordi. È stata lasciata la competenza alle regioni di decidere a livello normativo la fissazione dell'indennità di stage minima, per cui si va dai 300 euro lordi minimi in Lombardia, i 400 euro del Veneto piuttosto che i 600 del Piemonte e così via. E l'obbligo di corrispondere all'indennità per gli stage extracurricolari ha spinto numerose aziende a sostituire i contratti di apprendistato che fino a quel momento venivano utilizzati per, tra virgolette, inserire nuovi lavoratori, contratti che comunque, come dicevamo prima, di per sé garantiscono meno diritti rispetto a un contratto normale. Comunque si è avuta la sostituzione dei contratti di apprendistato con stage, quindi con progetti formativi che definiscono delle modalità di apprendimento, ma che in realtà non sono contratti, non garantiscono nessun diritto per quanto riguarda ferie, piuttosto che maternità, piuttosto che malattia e così via. Senza contare che grazie alla crescente diffusione degli stage per un numero crescente di giovani l'ingresso, fra virgolette, ufficiale nel mercato del lavoro viene continuamente rimandato, perché sempre più spesso ci si vede offrire degli stage piuttosto che dei contratti di lavoro e sta aumentando sempre di più il numero di studenti e di neolaureati che si ritrovano a fare 3 o 4 stage di seguito e dopo anni di lavoro non pagato o sottopagato sotto forma di stage si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Possiamo quindi dire che la diffusione degli stage nel settore turistico e in realtà in tutti i settori sta
contribuendo a aumentare il livello di precarietà complessiva, sta contribuendo a socializzare tra i giovani delle nuove forme di precarietà che sono ancora più estreme rispetto alle forme di precarietà che abbiamo conosciuto fino ad ora. Sta di fatto normalizzando il ricorso al lavoro gratuito e semigratuito e sta aprendo la strada a una svalorizzazione del lavoro che è ancora più radicale di quella che abbiamo conosciuto finora, anche perché stiamo parlando di un sistema di sfruttamento che è assolutamente legale. Non solo, ma il crescente ricorso agli stage sta anche legittimando e normalizzando il lavoro senza diritti nell'ambito del lavoro salariato e nell'ottenere questo effetto concorre anche il fatto che non ci si riferisce quasi mai agli stage riconoscendo i suoi contenuti in termini di lavoro, piuttosto ci si riferisce in termini di formazione, di costruzione del curriculum, di acquisizione delle competenze da usare in vista di un lavoro futuro e così via. E questo avviene anche perché lo stage non viene categorizzato come lavoro innanzitutto in ambito legislativo e da parte delle istituzioni che promuovono lo stage, quindi anche le università piuttosto che le scuole superiori, ma anche da parte degli stagisti stessi, nel senso che come ho potuto vedere nel corso di questa ricerca, moltissimi stagisti tendono a non considerare il lavoro che svolgono nel corso degli stage come lavoro, tendono a valutarlo come formazione e a soprassedere su una serie di violazioni dei propri diritti in quanto lavoratori proprio perché non lo considerano lavoro e non si considerano lavoratori. Gli stage quindi sono uno strumento chiave oggi per il disciplinamento dei futuri lavoratori alla precarietà, all'autosvalorizzazione, all'autosfruttamento, alle gerarchie esistenti sui luoghi di lavoro e contemporaneamente stanno svolgendo un ruolo chiave nell'educare i futuri lavoratori, oggi studenti, a non considerarsi lavoratori. Insomma, se consideriamo il sistema degli stage da una prospettiva di classe, possiamo dire con Heather Steffen, una docente dell'Università della California, che il sistema degli stage fa parte della class warfare, della guerra di classe, condotta dall'alto contro la classe lavoratrice. Rispetto a questo processo però non è ancora stata detta l'ultima parola. In questi anni, lo abbiamo visto anche in Italia, ma in realtà è una cosa che sta avvenendo a livello mondiale, in questi anni sono aumentate le denunce da parte di stagisti ed ex stagisti, sempre più spesso inchieste giornalistiche hanno iniziato a occuparsi delle condizioni di lavoro degli stagisti, il mondo accademico ha iniziato con moltissimo ritardo a occuparsi di questa questione e soprattutto sono aumentati i momenti di protesta collettiva che stanno rimettendo in questione il sistema degli stage. Mi riferisco sia in Italia che a livello internazionale. Mi riferisco ad esempio al collettivo francese Génération Précaire, che già nel 2005 ha lanciato in Francia il primo sciopero degli stagisti per denunciare le condizioni di sfruttamento vissute dagli stagisti in Francia
che ha fatto confluire poi la propria esperienza nelle manifestazioni contro il contratto di primo impiego, che nel 2006 hanno portato in piazza milioni e milioni di giovani, studenti, ma anche di lavoratori. Mi riferisco ad esempio all'esperienza del Carrots Workers Collective nel Regno Unito, che organizza gli stagisti e punta a farli scendere in piazza con gli altri lavoratori contro le misure di austerità, contro la precarietà, contro le misure di welfare che obbligano chi riceve sussidi alla disoccupazione a lavorare gratuitamente sia per enti pubblici che per imprese private. Mi riferisco anche alle proteste contro l'alternanza scuola-lavoro e contro gli stage che ci sono state in quest'ultimo anno qui in Italia, e credo che si tratti in tutti questi casi di proteste importantissime che sono un primo importante passo per fermare la spirale di crescente precarizzazione del lavoro e di crescente svalorizzazione. E un primo importante passo che deve proseguire in una lotta più ampia contro la precarietà, puntando a coinvolgere anche i lavoratori, tenendo conto appunto, come abbiamo visto prima, che loro stessi sono colpiti dalla diffusione di queste condizioni, anche perché il mercato del lavoro è un sistema di vasi comunicanti. Se peggiorano le condizioni di lavoro per una categoria, va a finire che le condizioni di tutti ne risentiranno. Insomma, siamo di fronte a un processo di peggioramento delle condizioni di lavoro che sta accelerando come non mai, ma in realtà siamo anche di fronte a dei primi segnali di risposta e appunto penso che non sia detta l'ultima parola in cui.